È un po' spezzacuori questa cosa qua, no? Perché tu ti svegli, hai quell'idea e poi arrivi sul mercato e non funziona. Ragazzi, buonasera. Ho fatto una gaffe perché inizialmente non doveva esserci Davide, dovevo fare io una presentazione, quindi ciao Davide, vi salutiamo. Allora, questa è la seconda puntata della rubrica di Risparming Show, dove l'obiettivo è educare le persone all'uso del denaro e anche un secondo obiettivo è comunque portare persone interessanti o che io reputo interessanti a parlare, fare due chiacchiere con loro per raccontarci la loro esperienza e diciamo portarci una visione sul denaro e su alcune esperienze diverse dal solito. Oggi con noi abbiamo Davide Lionetti, che è uno start-upper, ci parla dalla Puglia se non sbaglio. Io Corretto. ti lascio presentare perché sicuramente sai farlo meglio di me, dato tutte le gaffe che ho fatto già al pronti via. Ma assolutamente no. Ciao Riccardo, grazie per avermi invitato a questa intervista. Io sono uno startupper, come hai detto, sono cofondatore di VisaFi. VisaFi è una startup dove digitalizziamo il processo di richiesta di un visto consolare. Detto in parole povere, richiedere un visto consolare è un cosiddetto pain in the ass, come dicono gli americani, e noi cerchiamo di renderlo il più facile e digitale possibile. Quindi tendenzialmente sul nostro sito i clienti ci richiedono un visto consolare e alla fine lo ricevono a casa, se fisico, o per email, se digitale. E sono uno startupper dal 2018, tendenzialmente, o meglio ufficialmente, perché mi sono sempre piaciute le startup. E prima di fondare VisaFi, lavoravo come head of online marketing per una startup tedesca e nel frattempo studiavo. Ho studiato International Business Management, quindi a mo' di economia, diciamo, un po' più improntata sul management, con specializzazione in finanza e contabilità. E sono stato di base a Berlino, poi mi sono spostato sia a New York che a Parigi, e poi sono tornato a Berlino a laurearmi, poi sono tornato in Italia e ho continuato con VisaFi. La cosa più interessante di cui avevamo parlato la prima volta, tra l'altro noi ci siamo conosciuti su Clubhouse, che è stranissima come Corretto. cosa, e la prima volta che ci siamo parlati tu mi hai detto che la startup l'hai aperta con tuo padre, che a me è suonato completamente particolare. Quindi volevo chiederti le dinamiche innanzitutto di apertura e magari se puoi darci qualche insight sulle difficoltà che hai avuto per aprire questo progetto, per far partire questo progetto, se ne avete o se ne avete avute. Poi magari anche come vi state trovando ora con il Covid, perché immagino che richiedere il visto consolare determina anche una sorta di viaggio, e in questo periodo dove non ci sono viaggi, magari è un pelo più, diciamo, è un periodo un po' più carente. Ti ho fatto 8 domande contemporaneamente comunque. Infatti, se dimentico di rispondere a qualcuna dovrai ricordarmelo. Comunque, andando in ordine cronologico, praticamente c'è stato un periodo di intervallo nei miei studi, non perché io abbia smesso di studiare, ma perché studiando in paesi diversi, i semestri iniziavano e finivano con tempistiche differenti. Quindi ho avuto un buco enorme, cioè tipo ho avuto zero vacanze per tipo un anno, poi dopo un anno ho avuto 4-5 mesi. In quei 4-5 mesi sono tornato a casa a Bari e praticamente ero in un ufficio di papà, avevo una stanza mia e da lì lavoravo per la startup che ho menzionato prima. E allo stesso tempo, comunque, c'è da fare una premessa. Io sono stato spesso da piccolo, cioè parlo di 8, 9, 10 anni, coinvolto nelle aziende di famiglia, perché prima ne avevano altre i miei. Quindi sono cresciuto con un ambiente, con un background molto imprenditoriale. Quindi non è che siamo diventati affini sotto quel punto di vista, io e mio papà lo siamo sempre stati. Come ti dicevo, ero nell'ufficio e papà faceva praticamente VisaFi 1.0, la chiamo così. Quindi esattamente i visti consolari, però in maniera offline, offrendo il servizio alle persone e alle imprese sul territorio. E quindi io ero in ufficio e lavoravo da remoto per la startup tedesca. Chiaramente, dando una mano a papà e al suo ufficio, a un certo punto mi sono chiesto, ma perché non fare la pazzia di mollare entrambi rispettivamente il proprio lavoro? E io porto le mie skill nel digitale,
tu porti le tue skill nell'operatività e quindi digitalizziamo questo servizio. E così è andata, abbiamo entrambi lasciato il nostro rispettivo lavoro e abbiamo fondato VisaFi. Tornando invece alla domanda delle difficoltà, in realtà bisogna definire che cos'è una difficoltà, no? Perché se parliamo di burocrazia, Riccardo, ormai la sappiamo benissimo, ce ne sono un sacco di problemi in Italia, però io non li vedo come problemi, cioè lo stato dell'arte è quello, se vuoi aprire un'azienda qui, i problemi sono quelli, e li abbiamo affrontati e siamo andati avanti. E non sono finiti, nel senso che si ripresentano spesso, ma io non li prendo come problemi, li prendo solo come, o meglio, c'è un detto che diceva: i veri problemi ti rallentano, i falsi problemi sono quelli che ti bloccano. Quindi di rallentare ci rallentano, ma di bloccare non ci bloccano. Chiaro. Quindi sono la baseline da cui partire, ma per fondare una startup in Italia, quanto più o meno ci si vuole, quanto costa, quali sono, diciamo, come funziona tutto questo, diciamo, questo percorso? Allora, noi, con questo mi ricollego alla domanda sul Covid, siamo partiti come ditta individuale, perché tendenzialmente quando apri un'azienda per l'ordinamento italiano è il primo stage. Abbiamo avuto un 3 mesi per lavorare nel 2018, poi abbiamo lavorato nel 2019. Nel 2019 abbiamo avuto un anno fantastico e chiaramente la ditta individuale ci stava stretta, e a inizio 2020 stavamo facendo tutto per aprire l'SRL. E col senno di poi, meno male che ci abbiamo messo un po' di più, perché siamo stati colpiti duramente dal Covid. Cioè, noi siamo stati colpiti dal Covid da prima che arrivassi in Italia, perché avendo molto a che fare con i viaggi in Cina, la Cina era entrata in lockdown già da prima, quindi abbiamo visto una netta diminuzione dei nostri volumi già da prima che in Italia ci fosse il lockdown o comunque i primi casi. Poi è arrivato il lockdown in Italia, è arrivato in tutto il mondo e quindi i viaggi sono totalmente bloccati. Quindi primo lockdown, praticamente zero ricavi, proprio zero, cioè non si muoveva nessuno. Poi era anche un lockdown diverso perché eravamo tutti spaventati, quindi se c'era la possibilità di fare un viaggio comunque abbiamo rimandato, no? Quindi in quel periodo lì zero. Poi quando, diciamo, abbiamo preso un po' più di confidenza col Covid, i nostri clienti, e chiaramente chi ne aveva le ragioni e chi poteva richiedere un'esenzione, tendenzialmente le aziende o ricercatori o studiosi, sono tornati a viaggiare, e quindi abbiamo avuto verso fine 2020 una ripresa leggera del business con tutte queste persone che dovevano viaggiare all'estero. I nostri servizi sono un po' cambiati, perché molte persone viaggiavano in posti dove normalmente non era richiesto il visto, ma avevano bisogno di alcune esenzioni per entrare in questi paesi, quindi è un po' cambiato il servizio che abbiamo offerto. Quindi abbiamo fatto più una consulenza sulle regolamentazioni in atto nel mondo, e ci siamo messi in contatto con le ambasciate e i consolati per richiedere queste esenzioni, quindi è cambiato in questo modo. Si è ripreso a fine 2020, idem inizio 2021, ma siamo drasticamente colpiti dal Covid, così come tantissime altre imprese, e quindi nemmeno questo lo vedo come un grosso problema, perché è un problema che tocca più o meno tutti, chiaramente. Mi avevi fatto la domanda sulla Costituzione, quindi non ho più concluso sotto questo punto di vista. Abbiamo interrotto i nostri piani di costituzione di un SRL perché eravamo praticamente a ricavi zero, e l'SRL inizia ad aver senso quando hai ricavi alti, quindi ci siamo fermati, e l'obiettivo è quello di farlo adesso nel 2021. Per costituire una ditta individuale è abbastanza semplice: apri partita IVA, lo può fare semplicemente il tuo commercialista, ed entri chiaramente nel forfettario, che è un regime che non voglio dilungare, però è abbastanza semplice, no? È quello naturale, tra virgolette. Invece, per la costituzione di un SRL in Italia, noi chiaramente vogliamo costituire un SRL innovativa, che poi sia costituire online, che è abbastanza facile, ma ha i propri svantaggi, anche se sembra tutto bello. Oppure quali sono gli svantaggi di un SRL innovativa? No, non di un SRL innovativa, o meglio, ci possono essere degli svantaggi
che magari adesso discutiamo, ma quello della costituzione online. Praticamente ho sentito, per farti un esempio, un mio amico che ha, non so se ne ascolta, ciao Simone, che praticamente ha costituito l'azienda in questa modalità qui, e dopo tipo 3 mesi non ha ancora ricevuto l'iscrizione alla, alla Camera di Commercio, quindi non può tecnicamente operare, e lui era nel pieno dell'esplosione del suo business, quindi problemaccio enorme. E quindi tendenzialmente costituendolo in modo tradizionale perdi un po' più di tempo perché devi andare dal, dal notaio di persona. Costa un po' di più perché devi pagare il notaio, però se sei sicuro di aver fatto tutto bene, anche col tuo consulente di fiducia, è molto più veloce. Quindi quando andremo a fondare questa normativa, andremo sicuramente sul digitale, meno che non ci sarà una necessità che ci chieda di aprirlo immediatamente. Ora, non so se volevi discutere degli svantaggi dell'SRL innovativa o andare avanti. No, se li puoi menzionare rispetto a un SRL normale italiana, perché io conosco il regime ordinario di un SRL, però non conosco effettivamente vantaggi e svantaggi tra un SRL innovativa e un SRL ordinaria, diciamo. Allora, chiaramente io non sono la miglior persona per discuterne, perché non sono né un avvocato, no, quello più che altro che vi tocca, per non andare sulle lunghe su questo tema. Esatto, uno dei problemi più grandi è l'impossibilità di distribuire i dividendi, quindi se c'è un utile che rimane in azienda deve essere per forza reinvestito in azienda, altrimenti se viene distribuito viene meno il titolo e tutti i vantaggi dell'essere startup innovativa. Okay. Questo tendenzialmente immagino che sia per favorire, diciamo, il fatto che i profitti generati da queste aziende vengano reinvestiti, chiaramente. Quindi tendenzialmente chi ha una SRL innovativa può pagarsi lo stipendio, ma non può prendere questi dividendi. Quindi tendenzialmente è questo lo svantaggio principale, che però hai bisogno di fare se vuoi avere una startup innovativa. E l'altro è che devi rispettare alcuni parametri, e devi rispettarli sempre per rimanere startup innovativa. Questi parametri sono diversi, e uno di questi, ad esempio, può essere il 15% di spesa in ricerca e sviluppo. Quindi se tu non vai a spendere il 15% del maggiore tra i ricavi e i costi in ricerca e sviluppo, decade questo vantaggio di essere innovativa. Quindi questo potrebbe essere un altro svantaggio. Del resto ci vedo solo vantaggi, personalmente. Chiarissimo, capito tutto. Ma e in questa ricerca e sviluppo, per esempio, io ho visto che avete un sito, che state digitalizzando tutta la procedura per richiedere un visto, ma effettivamente poi voi materialmente cosa fate? Perché il vostro obiettivo immagino sia, diciamo, fare in modo che le persone non soffrano, come dicevi te, come dicevi precedentemente, tutta la parte di burocrazia per richiedere un visto. Voi avete dei consulenti in loco che poi si occupano di fare questa cosa e cercate di ottenere tutti i dati possibili da una persona? Cioè, qual è la modalità di business più che altro e l'operatività di questa cosa? Allora, c'è molta parte umana, nonostante sia digitalizzato, perché è spesso un servizio di consulenza più che di outsourcing, cioè è lì che c'è il valore aggiunto, no? L'expertise di chi ha fatto questo mestiere per anni. E noi tendenzialmente, cioè, c'è un'altra parte umana, che è quello della consegna fisica in consolato, perché i consolati e le ambasciate non consentono spedizioni o ritiri. Quindi noi organizziamo tutta la logistica dei passaporti, eccetera, eccetera, e li spediamo ai nostri partner che sono sul territorio e che si occupano di portarlo fisicamente lì in ambasciata, in consolato. Il fatto che ci sia molta parte umana fa capire che per noi è già non è totalmente automatizzabile. Ciò significa che, fatto da persona normale, cioè sta roba ti chiede un sacco di tempo e puoi fare un sacco di errori. Quindi noi abbiamo digitalizzato tutta la parte, diciamo, chiaramente ripetitiva, come ad esempio la richiesta dei dati, delle generalità, dei dati di fatturazione, ad esempio. Quindi una volta automatizzato questo, poi c'è sempre lo step di chiarimento della pratica, quindi
chiariamo col cliente quali sono gli obiettivi, quali sono le motivazioni, perché un visto dovrebbe andare bene di più rispetto ad un altro. Quindi c'è questa parte qui. Però tendenzialmente noi abbiamo una nostra piattaforma interna, che è stato, diciamo, il nostro MVP, e comunichiamo con i nostri clienti attraverso tendenzialmente canali digitali che possono essere sia automatizzati che non automatizzati. E il nostro obiettivo a lungo termine è quello di creare un'altra parte della piattaforma che sarà praticamente il gestionale da parte del cliente, che in questo momento è MVP-ato, usiamo questo termine, con Typeform e email. Ok, chiarissimo, ma io che sono curioso ti chiedo, da dove è nata questa idea, da dove è nato questo modello di business di, diciamo, togliere questa sofferenza lato cliente? Cioè, perché avete iniziato? Chi è che ha avuto il problema di questa cosa e ha voluto, diciamo, riproporre il suo problema per cercare di risolverlo per gli altri? Allora, tendenzialmente, come ti dicevo, prima di VisaFi, mio papà faceva questo lavoro. Facendo questo lavoro, chiaramente noi avevamo in mente chi erano i clienti target che avevano bisogno, certo, di questo servizio qui. Quindi dovremmo andare un po' indietro a quando mio padre tendenzialmente ha iniziato. E in quel momento non c'erano molte aziende specializzate in questo qua, in questo settore qui, o almeno in Italia perlomeno. Quindi dopo un periodo a Milano mio padre ha intercettato che su Milano era un servizio richiesto e funzionava. Ma qual è il cliente tipo di VisaFi? Allora, tendenzialmente noi facciamo una divisione tra B2B e B2C. B2B stiamo parlando di aziende che hanno hanno contatti internazionali, che può essere una vendita, può essere una fiera, può essere una sussidiaria da un'altra parte del mondo, e questo è per il lato business. Invece, per quanto succede nel B2C, abbiamo turisti, abbiamo studenti e persone che cadono nel mentre, tipo hanno bisogno di fare una visita per comprare un immobile negli Stati Uniti. E dove andate ad acquisirli di solitamente? È un passaparola? È un fate pubblicità sui media? Cosa fate per acquisire? Dove trovate i clienti principalmente? Allora, il nostro canale principale è Google Ads. Chiaramente, okay, a ritmi normali. In questo momento è drasticamente limitata la pubblicità perché non ci sono persone che viaggiano in questo momento. Non, però normali, non ha neanche senso farlo, ovviamente. Esatto. In tempi normali è Google Ads. E chiaramente c'è anche un passaparola che poi si è creato, quindi organico. E in piccola parte anche con la SEO. Quindi tendenzialmente Google... E alcuni pagati, quindi con Google Ads, e altri non pagati con la SEO, quindi in maniera organica. Chiarissimo. E se posso chiederti, quali sono le prospettive per quel che riguarda il futuro di questa attività e quali sono i vostri studi per il futuro di questa attività, anche monetariamente parlando, per quel che ovviamente puoi dirci? Sì, allora, tendenzialmente, come ti dicevo prima, gli sviluppi futuri sono tendenzialmente la creazione di una piattaforma che permetta alle persone di ricevere un servizio sempre più automatizzato, chiaramente nei limiti del possibile, come abbiamo detto. Però nemmeno questo, perché ci potrebbe essere un modo che riusciamo a trovare con la nostra ricerca e sviluppo di, ad esempio, un'intelligenza artificiale che riesca a sostituire la parte umana, specialmente nella parte di consulenza, quindi quando dobbiamo incanalare le persone nella strada migliore per le loro esigenze. Quindi questo è il primo punto. L'altro invece è quello di diventare il partner principale per quanto riguarda i viaggi aziendali. Non sono un po' indeciso su questo, ti dirò se estendere il business anche a viaggi aziendali che non richiedano un visto consolare o meno. E diciamo, nei miei più grandi sogni di VisaFi è praticamente uno skyscanner, mettiamolo così, con l'aggiunta del visto, no? Quindi le aziende che hanno fatto una subscription presso di noi vanno su questo sito, dicono che
i dipendenti che hanno registrato devono andare qui, lì c'è scritto che questo dipendente in base a questa nazionalità deve andare, può andarci senza visto, questo deve richiedere il visto, questi sono tutti i documenti da richiedere, eccetera eccetera. Quindi più una piattaforma di consulenza nei viaggi aziendali, diciamo. Però questo è da vedere, perché quando si parla di startup possiamo metterci ad un tavolo e pensare a qualsiasi idea, ma quando ti scontri sul mercato è lì che capisci se quell'idea è fattibile e se è economicamente sostenibile. Chiaro, quindi in questo momento quante volte avete fatto pivot rispetto alla vostra idea iniziale, se nel caso avete fatto pivot? Allora, ti dico che noi siamo una startup un po' sui generis, perché siamo partiti, come ti dicevo prima, col mercato target già individuato e che tipo di servizio era necessario offrire. Quindi sotto questo punto di vista noi siamo partiti avvantaggiati. Però questo step è importantissimo per tutte le nuove startup, cioè quelle che non sanno a chi offrire il proprio servizio e non sanno come monetizzare. Perché, come dicevo prima, è bello avere l'idea, ma anche è giusto avere perlomeno chiaro in che modo si può andare a monetizzare. Perché, detto chiaramente, le startup sono fighe, ma non sono esentate dalle regole aziendali, e cioè se non sei economicamente sostenibile, il mercato ti butta via. Ti possono... Il mio professore diceva così: ci sono due possibilità, il mio professore di contabilità. Il primo è che siete profittevoli, l'altro è che siete in perdita e che avete uno sponsor che copra le vostre perdite. Se non esistono, se questi casi non sussistono, voi non potete avere un'azienda. Quindi tendenzialmente è questo. Sì, alla fine la startup non sono niente meno che aziende normalissime, per come le possiamo chiamare, per tutti i nomi che le possiamo dare comunque. Esatto, esatto. È un po' spezzacuori questa cosa qua, no? Perché tu ti svegli, hai quell'idea e poi arrivi sul mercato e non funziona. Però è giusto che sia così, perché è una soluzione, chiaro, selezione naturale. Chiaro. E quale pensi sia una delle difficoltà che potete andare ad affrontare, o la difficoltà maggiore che avete avuto nel vostro percorso fino ad ora, oltre al Covid ovviamente? Allora, ti dico che questa è più una cosa personale, diciamo, più che una cosa più soggettiva che oggettiva. Quando, venendo da un'esperienza dove comunque avevo un bel po' di libertà, davo conto solo al CEO dell'azienda precedente, quindi avevo un discreto livello di libertà, però quando sei da solo e sei chiamato a prendere decisioni, è richiesto un grosso livello di coraggio, no? Ma non ti parlo solo di decisioni nel lungo termine, ti parlo anche nel breve termine. Cioè, stamattina mi alzo e decido di mettere in discussione il fatto che abbia fatto questa to-do list e che quegli item siano importanti, no? E quindi qua inizia una digressione immensa, perché c'è chi dice: ok, se li ho messi lì sopra devo rispettarli. C'è chi dice: no, io mi muovo molto velocemente e cambio tutto immediatamente. Quindi quello che è una difficoltà personale è avere un po' di contesto, no? Perché quando hai una startup, c'era un mio altro prof all'università che praticamente, non so se lo conosci Rick, c'è un quadro che mi sa che si chiama L'Infinito, una roba del genere. C'è tipo un signore con un bastone su un colle che guarda un panorama totalmente annebbiato e quindi tendenzialmente non può vedere niente. Quindi lui diceva: per me quello è l'imprenditore. Cioè, lui è davanti a questa nebbia e non sa cosa c'è dopo, no? Quindi io prendo in prestito da questo artista questa visione qui, e spesso mi sento in questo modo, chiaramente. Poi puoi far di tutto parlando, cosa molto importante, circondarsi di persone che riescano, che ti capiscano e che riescano a darti un consiglio. Io negli ultimi giorni ho dovuto prendere una decisione importante e ho consultato tutte queste persone. Quindi sono quelle persone che vanno a toglierti un po' di nebbia da questa visione e che ti aiutano a prendere decisioni migliori. Quindi spesso può succedere di sentirsi, diciamo, annebbiati, e le soluzioni che almeno io cerco di trovare sono il confrontarmi con gente nel settore, o meglio, che abbiano avuto a che fare con questa cosa qui che io sto cercando di risolvere, e, cosa molto importante da non sottovalutare, internet, e soprattutto in lingua inglese, perché
il 95% delle risposte alle domande che cerchiamo su Google sono già su Google. Qualcuno l'ha già avuto, e se non sono su Google è in qualche libro. Il mio lavoro e tutto quello che faccio è tutto grazie a Google, quindi ti dico, sono testimonial e ambassador di questa cosa. Ma ecco. Com'è lavorare, aver fondato una startup con tuo padre effettivamente? Come gestite i rapporti lavorativi e come riuscite a mantenere anche una certa sanità mentale? Perché io molto spesso, e lavoro soltanto da solo, cioè lavoro bene o male da solo per tutto quello che faccio, sono costantemente operativo. Non immagino in un momento in cui sei con tuo padre e magari sei quasi a cena e non riesci mai a capire quando è tempo di staccare, quando è tempo di operare, quando... com'è il rapporto con tuo padre in questo caso? Ho cercato sempre di avere, diciamo, un atteggiamento che mi portasse in qualche modo ad un certo punto a staccare. Chiaramente per me è difficile, anche perché se vedete, questo è il mio letto qui dietro e qui c'è la mia scrivania, quindi cioè il mio letto è lì, tranquillo, ti posso capire. Ecco, mi capisci benissimo, no? Quindi è difficile quando tra dove dormi e dove lavori mi è partito l'ezzo. Ecco, stop. Vabbè, spero non faccia casini. È difficile quando la linea è molto sottile, no? E però qui entra la parte soggettiva, cioè il momento in cui dici basta, so di aver dato il massimo e comunque devo preservare la mia sanità mentale. Questo è molto importante. Quindi, tornando alla tua domanda, comunque cerchiamo di staccare. Possono essere momenti conviviali tipo la cena, può essere una passeggiata che spesso facciamo insieme in natura perché viviamo qui in collina, però comunque preservando la propria sanità mentale. A volte è difficile, perché essendo una famiglia e essendo, diciamo, a portata di busso, perché sono molto vicini a tutte le stanze, se c'è un problema familiare o personale, questo va ad influire sulla parte aziendale e così come al contrario. Quindi alcune volte non è un ufficio, non è diviso da quella che è la nostra vita, cioè la nostra vita e l'ufficio sono la stessa cosa, no? Quindi è giusto darsi dei limiti, ma a volte è difficile e bisogna imparare a conviverci con questa cosa qua, quindi adottare delle tecniche per separarsi il più possibile, ma è difficile, bisogna conviverci con questa cosa qua. È tutto frutto di esperienza, quindi non c'è una pozione, una regola magica, è semplicemente trovare un equilibrio e... Come allo stesso modo tutte le persone che riescono a lavorare con il proprio partner, io non ce la farei mai, dopo un po' impazzirei. No, invece, diciamo, il fatto che a me è sempre piaciuto questa cosa, è sempre piaciuto, specialmente con le persone che ho vicino, il poter parlare senza filtri. E voglio che le persone che mi stiano vicino sappiano tutto di me, cioè sappiano come ragiono, come reagisco, cosa mi fa innervosire, cosa mi piace. E è difficile spesso trovare una persona che ti capisca molto sotto questo punto di vista, però in famiglia è più facile trovarla, però è altrettanto facile avere un rapporto problematico con la propria famiglia. Non è il mio caso, fortunatamente abbiamo un ottimo rapporto con i miei genitori, anche se mamma pensa che dovrei trovarmi un lavoro vero. però questo non è nel nostro controllo, quindi se hai un ottimo rapporto con la tua famiglia, sicuramente funzionerà. Se non lo hai, è difficile. E ti devo dire, io ringrazio molto i miei genitori per avermi dato spesso e da giovane tanta fiducia e tanta responsabilità allo stesso tempo, ed è stato l'unico modo per responsabilizzarmi e quindi, quando sono cresciuto, di avere una persona un po' più matura del resto delle altre, perché ho avuto delle responsabilità presto nella mia vita e fiducia allo stesso tempo, quindi sotto questo punto di vista, diciamo, è stato un po' il modo in cui sono stato cresciuto. Prima hai parlato, per cambiare argomento, prima hai parlato di to-do list, produttività, eccetera. Io sono un amante di questo argomento. Come sei organizzato in quest'ambito? Cioè, quali sono gli schemi piuttosto che strumenti che utilizzate, sia lato tuo personale che lato magari aziendale? Se hai anche qualche consiglio da darci, io prendo nota.
Allora, partiamo col consiglio, perché l'ho visto ultimamente da qualche parte e mi sono accorto di questa cosa. Io utilizzavo la to-do list, è comunque un sistema di produttività per tenere d'occhio tutti i task che avevo da fare. Ma c'è un altro aspetto molto importante, che è quello del cosiddetto mind dropping, cioè prendi tutto quello che ti sta in testa e lo butti fuori dal cervello, perché noi lavoriamo un sacco in subconscio. Quindi se c'è qualcosa che vogliamo fare in un qualsiasi momento della nostra vita, ci rimane lì come una palla che rimbalza in testa e ci offusca un po', quindi ci distrae da quelle che sono le nostre azioni quotidiane. Quindi un consiglio è quello di togliere il più possibile quello che c'è in testa che rimbalza e metterlo da una parte separata. Guarda, io senza conoscere questo concetto, io in testa non ho assolutamente niente. Senza il sistema che ho messo in piedi, penso di essere la persona più stupida al mondo. E quindi c'è anche da equilibrare questa cosa. Assolutamente, assolutamente sì. Poi chiaramente poi questi tool li utilizzo anche per tenere traccia di quello che ho da fare. In questo momento sono passato a Notion, su consiglio tra l'altro di Giovanni che è qui in chat, che saluto tutti gli altri. Anch'io utilizzo scrivendo... Notion. Ecco, io ci sono passato da Trello e da Todoist, prima utilizzavo Trello e Todoist, e ti devo dire che mio papà invece è rimasto fedele a Trello, perché si è messo lì un sacco di roba che sarebbe anche difficile trasportare, gli ho fatto installare Notion, ma non è stato amore a prima vista, così come con Trello. Sì. E io invece sto amando Notion perché ti dà mille possibilità di personalizzazione, più di Trello, è proprio libero, puoi scegliere tu il contenuto in cui vuoi immagazzinare quella cosa lì. E io tendenzialmente uso, mi sono creato un mio sistema con una tabella, tendenzialmente, dove ho diverse proprietà per quell'item che vado ad inserire, che me li divide per progetti, per scadenza, per urgenza o priorità. Quindi mi sono creato un Todoist / Trello un po' più personalizzato con Notion. E altro piccolo tip: assolutamente alzate la velocità del mouse, vi farà risparmiare un sacco. Sarà difficile all'inizio, ma poi ti farà risparmiare un sacco di tempo. Guarda, ti dico, quella della velocità del mouse la devo ancora provare, però ho trovato un'estensione su Chrome che ti permette di, schiacciando D e S della tastiera, di mandare più veloce o mandare più lento un video, quindi mediamente io tutte le interviste, okay, tutti i video li guardo per 2.5 per 3, così ci metto molto meno. Okay. E quindi tipo mi prendono tutti in giro perché sì, i due Federico che sono con me qua in appartamento, quando entrano sentono tipo la voce che è sparata fuori come se fosse tipo un martello pneumatico e non capiscono mai niente di quello che sto ascoltando. Io mi ci sono abituato. E il tema principale comunque di risparming è educare le persone all'utilizzo del denaro. Volevo chiederti inizialmente qual era il tuo approccio al denaro e qual è la cultura che magari hai anche visto in giro per il mondo, dato che hai avuto diverse esperienze, che più ti ha affascinato e come secondo te una persona dovrebbe approcciarsi a questo tema. Quindi da dove sei partito a quello che hai visto e poi dove sei arrivato e a quelle che sono le tue conclusioni per il momento. Allora, io sono partito da essere un disastro, partiamo sotto questo punto di vista, perché ho vissuto nelle città più costose, alcune delle città più costose al mondo, New York e Parigi, e avendo degli alti costi, io comunque ero messo bene sotto il punto di vista finanziario perché avevo messo da parte dei soldi con i miei lavori, lavoravo in quel momento e comunque ricevevo anche delle borse di studio, quindi e chiaramente anche aiuto dalla mia famiglia, quindi tutte queste cose messe insieme mi hanno permesso di sopravvivere da studente, e è stato difficile risparmiare, perché dato che studiavo e lavoravo era davvero difficile trovare un momento, cioè tipo tornare a casa la sera e dire che voglia di cucinarmi un piatto, no? Quando tornavo a casa la sera ero distrutto e quindi finivo per prendere qualcosa ordinando oppure prendere qualcosa per strada, e idem per il caffè ad esempio, cioè tipo il caffè
è stata la spesa probabilmente più stupida e più grossa che abbia fatto durante tutti questi anni. Cioè, tipo Kevin O'Leary, non so se lo conosci, ma è tipo un tipo di Shark Tank che tipo odia, anche Graham Stephan odia prendere caffè fuori, perché praticamente ti vendono una vita. Se sei fuori dall'Italia costano una vita inutilmente, molto spesso. Tra l'altro, già in Italia costano un po' rispetto a quanto ti costerebbe a casa. Quindi quelle piccole cose che avrei potuto, diciamo, fare delle piccole azioni nella mia giornata, ma che non ho fatto per stress, okay? Perché non mi sono mai fermato lì a dire ok, ma quanto sta pesando esattamente questa spesa che io ho ogni giorno sul mio budget. E poi arrivi ad un certo punto dove non c'è più un equilibrio, no? Perché lavori per spendere, ma più lavori e più spendi, perché più sei stressato, e quindi c'è un problema, no? Perché lavori per compensare, diciamo, e non funziona, perché più lavori e meno è quello che sei propenso a risparmiare, secondo me. È quello che molte persone purtroppo fanno, ma è cambiata questa cosa o anche attualmente è così, o se è cambiata, qual è stata la scintilla? Allora, la scintilla è stata tendenzialmente quando ho fondato VisaFi. Quindi è un bene perché... quindi è cambiata, è un bene. Ma dipende dai punti di vista, no? Se pensi di campar 100 anni, assolutamente sì. Se pensi di campar 30 anni, assolutamente no, perché dici per cosa lo stai risparmiando, no? Ok, chiaro. Punti di vista. È cambiata perché, tornando a casa dalle mie esperienze internazionali, ho fatto un downgrade immane della mia vita e ho messo in discussione quelle che sono, non so, quando hai 20-22 anni in Italia, quale pensi che debbano essere le cose su cui spendi i soldi. Tipo, non lo so, devi per forza avere una macchina, oppure devi per forza avere l'ultimo iPhone, oppure devi per forza avere l'ultimo Mac. Questa è stata la prima volta nella mia vita dove, per ragioni fiscali, ho comprato ultimo iPad, ultimo Mac e ultimo iPhone. Nella mia vita, nonostante li usassi per lavorare, non ho mai avuto gli ultimi modelli, ma con un modello decente, chiaramente non obsoleto, sono sempre riuscito a lavorare senza problemi. Quindi ho messo in discussione sia queste spese che altre spese che io ritengo futili, non so, tipo in abbigliamento costoso, oppure tipo mangiare fuori spendo un po' di soldi, perché è uno sfizio che mi tolgo, però il fatto di essere tornato a casa, di non dover pagare un affitto, è una scelta di vita che chiaramente sacrifica la tua libertà in questo momento, però ti permette di prendere altri rischi. Cioè, detto chiaramente, se avessi lo stesso stile di vita che avevo prima, non potrei permettermi di lavorare a VisaFi e quindi di tirar su un progetto mio. Quindi, semplicemente mettendo in discussione quello che si pensa sia dovuto anche grazie ai social media e comunque alla nostra società, nei propri 20, 22, 23, 24 anni, se non avessi messo in discussione, non avrei questa libertà di fare quello che mi piace, mettiamola così. Sentivo proprio ieri un mio amico che mi diceva: ma sai Davide, sei stato coraggioso a fare questa cosa qua. Io non penso di essere stato coraggioso, però lui mi diceva questa cosa qui. Io ho un percorso molto lineare, molto secondo gli standard, e questa è una scelta che lui ha fatto. E ha avuto una vita diversa dalla mia, chiaramente, però ad un certo punto si è accorto, diciamo, che non è quello che vuole, non si sente soddisfatto. Quindi è importante che si mettano in discussione quello per cui stiamo facendo qualcosa. Cioè, ho davvero bisogno di questa cintura di Gucci? Ho davvero bisogno dell'ultimo iPhone? Ho davvero bisogno di vendere le mie ore, le ore del mio tempo, per comprarmi queste cose qua? Oppure potrei evitare di far questo e spendere le ore del mio tempo a fare quello che mi piace? Quindi è giusto trovare un equilibrio sotto questo punto di vista. Però, fondando VisaFi, per rispondere alla tua domanda, ho fatto un grosso downgrade del mio stile di vita. Non mi è pesato, perché stavo facendo esattamente quello che volevo. Non sto avendo la vita di un 22, 23, 24enne, adesso è quasi 24, 25, non ce l'ho più 22. Non sto avendo quel tipo di vita, ma sto avendo il tipo di vita che mi piace e
che voglio che, sia così in questo che momento. Poi downgrade relativo, comunque condivido tutta l'evoluzione, tutta l'evoluzione che hai fatto, tutte le cose che hai detto fino ad ora, però downgrade relativo, secondo me semplicemente ti sei reso conto che non trovavi quello che volevi in alcune cose materiali che magari avevi o piuttosto compravi. Questo magari può essere un ragionamento, o mi sbaglio? E comunque implicitamente quello che comunque stai dicendo è che tutto quello che hai risparmiato lo stai reinvestendo attualmente in quella che è la tua startup. Esatto, tendenzialmente sì, tornando a casa ho avuto più possibilità di risparmiare, chiaramente, e in questo, prima del 2020 è stato il momento in cui, chiaramente, prima della pandemia avevo iniziato a fare questa cosa. Il 2020 è stato un periodo difficoltoso sotto il punto di vista finanziario, adesso ci siamo un po' ripresi, quindi ho ripreso l'opportunità di continuare a risparmiare e di mettermi da parte prima un fondo di emergenza e adesso continuare, diciamo, a risparmiare per poi investire su come io meglio creda di fare. Piccolo spoiler, quando investirò andrò sicuramente in fondi passivi, perché non voglio perdere troppo tempo nei miei investimenti, fondi passivi sul mercato azionario. E poi mi concentro sul mio lavoro, perché quello non è il mio lavoro. In realtà quello che hai appena detto ha molto senso, perché quello che le persone, che molto spesso succede, è che le persone vengono da me e tra l'altro mi chiedano è come faccio trading, come faccio a fare questa tipologia di investimento, come investo in borsa, quando in realtà quello che hanno da investire sono 1000, 2000, 3000 euro. E non pensano che magari prima di fare questa tipologia di investimenti e quindi gestire il proprio patrimonio, quello che a cui dovrebbero pensare realmente è aumentare questo patrimonio per poi poter preoccuparsi più attivamente di come effettivamente gestire questo patrimonio. Perché se non hai tanti soldi da investire o un grande patrimonio da gestire, è difficile che tu possa avere rendimenti infiniti. Certo, percentualmente possono anche essere infiniti, anche se tu avessi un rendimento del 100% su 3000 euro, per carità, li raddoppieresti e arriveresti a 6000, però magari quegli stessi 3000 euro li avresti potuti investire nella tua attività, che ti procura un guadagno attivo, che ti genera un maggiore patrimonio, eccetera eccetera eccetera. Certo, hai presente dell'effetto, mi sa che si chiama Kruger, quello che più diventi competente in una materia e più ti senti di non sapere nulla di quella materia, al contrario, più meno ne sai e più pensi di saperne, dovrebbe chiamarsi effetto Kruger. Però io ho avuto una grossa fortuna, tra virgolette, nella mia vita di essere, di studiare finanza, perché chiaramente vai a fare tutto quello che le persone normali fanno quando fanno tutt'altro e cercano di investire. Io ho fatto questo lavoro all'università così come l'hanno fatto tutte le persone che hanno studiato finanza. E torno al tuo video, quello che hai fatto mentre consegnavi roba in giro, no? Cioè, tu ti sei messo, chiaramente il tuo era un esperimento, però hai provato il fatto che è impossibile mettersi, improvvisarsi a far qualcosa ed essere il miglior consegnatore di pizze dentro Londra, no? Chiaramente anche in quel settore lì ci vuole esperienza, tattica, eccetera, eccetera. Così come nella finanza, cioè molte persone, come tu l'hai fatto per esperimento, ma pensa di andare fuori con il loro monopattino, diciamo, nel mondo della finanza e di essere i prossimi investitori di successo, quando in realtà non sanno come funziona la finanza. E altra piccola digressione, non so, interrompimi se va un po' off topic. Quando studi finanza, all'inizio ci sono tutte teorie tradizionali sulla finanza, quindi come dovrebbe funzionare un mercato perfetto, un mercato efficiente, come le persone dovrebbero fare scelte, il cosiddetto homo economicus, lo chiamano così. Poi a un certo punto, non in tutte le università, ma nella mia c'è stato, poi ci ho scritto la mia tesi su questo, arriva la behavioral finance, quindi la finanza comportamentale, che dice, avete presente quelle teorie che avete fatto nei primi esami? Non c'entrano un cazzo, no, non sono così le persone. Quello che è il mercato, o comunque il mondo, fanno delle scelte che, secondo le teorie tradizionali, sono irrazionali. E questo c'è dovunque, cioè c'è nei mercati e c'è nelle piccole persone che fanno le proprie scelte. Senza sapere tutte queste cose qua, andare ad investire è rischioso, perché rischi i tuoi sacrifici o quelli di qualcun altro per te.
senza sapere in che modo li sta investendo. Faccio un piccolo esempio, no? Gli investitori principianti guardano un solo KPI, che è quello del ritorno, ok? Quindi dicono: questo investimento mi dà il 10%, questo mi dà il 20%, questo mi dà il 30%. Quale scelgo tra queste tre? Beh, se me la metti così, io sceglierei il 30%, no? Però chiaramente in finanza il rischio è correlato al ritorno. E c'è un ratio che diciamo che si chiama Sharpe ratio, però adesso stiamo entrando troppo nei tecnicismi, però praticamente va a dire quante unità di ritorno hai per quante unità di rischio, chiaramente. E questa è una delle cose più ignorate dagli investitori piccolini, diciamo, e che iniziano ad investire, perché vedi solo il ritorno, però non sai effettivamente quanto stai rischiando che il tuo patrimonio arrivi a zero o che comunque perda di valore. Quindi, come dicevi tu, è importante focalizzarsi su quello che è il proprio lavoro, sulle cose sulle quali possiamo aver controllo e lasciar fare ad altri, o meglio, al mercato, quello che sa fare meglio, perché ci sono stati diversi articoli scientifici che hanno provato che i fondi gestiti attivamente hanno una performance peggiore di quelli passivi. Cioè, per fare un paragone nei giorni nostri, un cavallo senza un cavaliere riesce ad arrivare più velocemente, più efficacemente, mettiamola così, nel punto di destinazione rispetto a un cavallo che ha un cavaliere sopra. Cioè, è un concetto, diciamo, un po' controintuitivo. Però questo dice che gli umani fanno casino nei mercati e spesso non hanno ragione, e spesso i risultati che vediamo sono figli magari di tante botte di culo, mettiamola così. C'è uno studio dove fanno scegliere degli stock, delle azioni a delle scimmie, e quelle scimmie scelgono degli stock che hanno un rendimento maggiore di fondi gestiti attivamente. Esatto. È totalmente vero. Poi quello che io tra virgolette predico, anche se non sono un consulente finanziario, questo non, tutto quello che abbiamo detto fino adesso non è un consiglio finanziario, quello che io predico è: inizia da giovane a mettere da parte qualcosa, investi nell'intero mercato, poi sta a te decidere su che mercato vuoi investire e quanto differenziare questo tipo di investimento. Però per il resto, soprattutto se non hai enormi capitali, inizia a metterne da parte, così alimenti anche l'abitudine di fare questa cosa e cavalchi il mercato a lungo termine, inizi già a vedere un po' di compounding, ma poi per il resto concentrati su quello che è poi il portare a casa la pagnotta, aumentare il tuo guadagno, per poi poter riuscire a risparmiare di più, non per aumentare esatto. La tua spesa, ovviamente. Sì, anche perché, cioè, come dicevi tu, lo stock picking, ad esempio, le scimmie lo fanno meglio degli umani. Ciò significa che tutte le strategie che ci sono dietro, in realtà, sono una cavolata. Ok, non, con questa affermazione si scredita il lavoro di diverse istituzioni, però in media gli umani fanno più errori che decisioni sagge per quanto riguarda l'investimento, e il mercato li batte tutti. Quindi è un bel paradigma che chi entra nel mercato degli investimenti non ha presente, però allo stesso tempo non vorrei scoraggiare le persone che si affacciano al mondo degli investimenti, perché chiaramente è meglio iniziare facendo degli errori che non iniziare. Quindi comunque è meglio iniziare e vedere le perdite come un possibile investimento, anche nello sviluppo personale. Guarda, adesso ti lascio con la domanda più difficile. Un messaggio che vuoi lasciare, o secondo te un'esperienza da raccontare particolare, o un qualcosa conclusivo? È la domanda più difficile perché non è una domanda. Allora, quando negli ultimi periodi della scuola superiore facevo tutti i giorni lo stesso percorso per arrivare in classe, e mi fermavo allo stesso punto ogni giorno. Mi ricordo che c'era un angolo, e perché lì c'era il corridoio sulla destra, guardavo il soffitto e dicevo: quanto sono stanco di fare ogni giorno questo percorso. E lì c'era il mio essere non contento per una vita tradizionale, che fino a quel momento in realtà non era tradizionale, però volevo che fosse un po' diversa dal normale. È difficile stabilire, cioè chiaramente ognuno ha il proprio ideale di vita normale o vita fuori dagli schemi, però l'idea è, come dicevamo prima, bisogna focalizzarsi su quello che si fa bene.
e bisogna star bene mentre lo si fa. E quindi quello che voglio dire con questa cosa è: bisogna usare il proprio essere scontenti per cambiare la propria vita e fregarsene di tutto quello che succede, che ti dicono le persone o che degli imprevisti che succedono, perché ok, potranno anche avere ragione, ma hanno un punto di vista sbagliato, cioè sono figlie, sono mentalità figlie di una visione del mondo veramente sbagliata, perché è una visione del mondo limitata, quindi solo quello che c'è intorno, quello che hanno visto nella loro vita. Quindi secondo me è importantissimo avere il coraggio di fare una vita ai propri termini, alle proprie condizioni, e di usare il proprio scontento per trasformarlo in quella motivazione per fare quello che vogliamo. È difficile trovarlo, però è meglio essere verso quella direzione che non essere in quella direzione, perché pensiamo di non aver trovato quello che ci piace. Guarda, ti ringrazio, condivido tantissimo questo messaggio di chiedere a noi stessi cosa vogliamo, e se ci lamentiamo, siamo scontenti di quello che abbiamo, dobbiamo avere coraggio di porci delle domande e capire effettivamente quello che ci rende felici. Quindi condivido, esatto, tantissimo, e ti ringrazio per questa intervista. E grazie a te, Eric. Ragazzi, chiudiamo la live e buona serata a tutti.